In un paese come il nostro, la storia non è solo la conoscenza del passato, ma è una preziosa sorgente di legittimazione. È questo uno dei passaggi più significativi dell'intervento del noto giornalista e saggista Paolo Mieli, presidente di RCS Libri, ospite d'eccezione dell'ottava giornata della rassegna culturale Le Piazze del Libro. Non è la prima volta che vengo da queste parti, anzi recentemente sto venendo più spesso perché ho notato un risveglio civile e culturale della Calabria che voglio seguire da vicino. Assumendo il ruolo di filtro e mediatore tra il pubblico e la ricerca storica, compito che ha assunto ormai da anni, vestendo i panni del recensore di libri di storia, in Galleria Mancuso, Mieli ha esaminato con occhi revisionisti importanti eventi storici, come la famosa guerra del brigantaggio. Un punto di vista nuovo sul passato che a suo parere non è mai qualcosa di statico, inevitabilmente comporta un nuovo punto di vista sul presente. La storia dunque resta uno strumento essenziale da segnare nelle mani delle nuove generazioni. Io penso che oggi, in questi giorni, in questi 11 giorni, con questa manifestazione voi siate la capitale, non dico d'Europa, ma sicuramente del nostro paese. Tutte queste manifestazioni, di cui questa è una delle principali, sono qualcosa di più di manifestazioni per promuovere il libro, per promuovere la cultura, sono il surrogato di quella che una volta era la vita politica di un paese fatta di sezioni, dei partiti, dibattiti. Oggi non c'è più niente, c'è un paese che guarda la televisione, segue praticamente le cose sul web, ma non ha mai occasione di incontrare persone, poter confrontarsi, e queste manifestazioni culturali, quindi oltre a promuovere i libri, e bisognerebbe essere grati anche solo per questo, ma mettono, guardate quanta gente viene un giovedì pomeriggio a fare una discussione sulla storia, è chiaro che c'è qualcosa di più e la politica non lo capisce. Ma gli intellettuali hanno il dovere di capire questo. Un rapporto molto stretto tra il giornalismo e la politica, come è riuscito a condurlo nell'arco di questi anni? Tenendoli separati, proprio mi ha fatto la domanda giusta, il rapporto fra il giornalismo e la politica è un rapporto stretto, ma deve essere stretto ma distante. Per esempio io sono molto contrario a quei giornalisti che a un certo punto della loro carriera si buttano in politica, si prendono le elezioni, poi tornano indietro. Come terrei separata anche la magistratura dalla politica? Mi piacerebbe che i casi di magistrati o giornalisti che si buttano in politica fossero dei casi davvero eccezionali. Qualcuno ha sottolineato che nel suo percorso, nella sua carriera, c'è stato un passaggio, in un primo momento un giornalismo più spietato e in un secondo momento un po' smielato, se così si può dire. Lo può dire, ma la verità è che con il passare del tempo mi sono fatto, come dire, più responsabile nei confronti della cosa pubblica, sempre tenendo separato il mio ruolo da quello di chi gestisce la cosa pubblica, ho pensato che bisognava dare una mano maggiore per costruire e non solo stare sempre lì a distruggere. Criticare quando ci vuole, ma non criticare basta. Ma questo anche perché se uno critica sempre rende inefficace la critica. Se ha un atteggiamento un po' più mieloso, lo faccio per riprendere la sua espressione, e poi quando ci vuole va giù duro con la critica, allora la critica pesa di più. Che sono delle persone di cui...